Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In apertura del nostro telegiornale ci colleghiamo subito con il presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana. 4 giorni dall'entrata in vigore del pass, del Green Pass obbligatorio per i dipendenti delle aziende. Presidente, grazie per essere intervenuto in diretta con noi. Buonasera. È un piacere, saluto tutti gli amici e telespettatori di Telebari. Grazie. Allora Presidente, parlavamo di Green Pass, si può parlare di una prova superata o si sono verificati problemi con dipendenti che non sono vaccinati? Noi pensavamo che ci fossero molti più problemi di quelli che ci sono stati, è un'incombenza in più, è un fastidio in più che le imprese e gli imprenditori si devono prendere, perché abbiamo fatto le procedure, abbiamo lavorato moltissimo con Confindustria per stabilire quali erano le procedure operative standard per far sì che si potessero diminuire i problemi nelle aziende. Già. Abbiamo fatto i protocolli, abbiamo fatto le riunioni, alla fine il Green Pass è passato, l'abbiamo voluto noi questa procedura molto complicata, molto fastidiosa, che non ci fa piacere, ma era una condizione sine qua non. L'abbiamo richiesto noi Green Pass per far sì che i nostri dipendenti potessero essere tranquilli sul posto di lavoro. Abbiamo superato alla grande questa prova e siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Ecco, oggettivamente Presidente, per i titolari delle aziende e anche per gli imprenditori il nuovo decreto ha significato un ulteriore investimento non solo in termini di risorse umane ma anche finanziarie. Assolutamente sì, è stato un costo, ma è un costo voluto, perché dobbiamo tutelare il posto di lavoro, dobbiamo tutelare i lavoratori. I lavoratori che vengono a lavorare devono essere certi, tranquilli e sicuri di lavorare in un posto sicuro, dove c'è sicurezza, non devono pensare di andare a lavorare e di avere altre problematiche. In passato non avevamo mezzi, avevamo soltanto le mascherine, il distanziamento, i gel igienizzanti, la misurazione della temperatura, non avevamo nient'altro per poterci difendere dal virus. Ora abbiamo il vaccino, dobbiamo difendere i dipendenti e i posti di lavoro, che devono essere posti di lavoro sicuri. Dobbiamo puntare tutto sul lavoro, perché guardate, in questo periodo l'Italia sta facendo un debito enorme, il debito sta aumentando in maniera inverosimile e il debito lo ripagheremo soltanto con le persone che vanno a lavorare e che pagano le tasse, lavoratori e dipendenti. Dobbiamo puntare tutto quanto sul lavoro, così come dice la nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e sui lavoratori che possono lavorare in un luogo sicuro e un luogo tranquillo. Presidente, vorrei chiedere ancora questo. In alcune realtà è stato rilevato un incremento delle assenze per malattia, ma la notizia positiva è che a partire proprio dal 15 ottobre è stato riscontrato anche un aumento di vaccinati alla prima dose. Questo è un segnale importante. Sentite, io rispetto tutti quanti, no vax, no tax, terrapiattisti, ognuno la può pensare come vuole e siamo in democrazia, ognuno la può pensare come vuole. In azienda bisogna essere vaccinati o bisogna avere il tampone. Moltissime persone che avevano dei dubbi, i dubbi se li sono fatti passare in questi giorni qui, si sono vaccinati, e questa è una gran bella notizia, perché solo così potremo metterci alle spalle questa brutta bestia della pandemia che ha provocato lutti e morti in Italia. 130.000 morti abbiamo avuto. Se avessimo avuto il vaccino prima sarebbero stati molto di meno. Ora abbiamo numeri molto bassi nelle terapie intensive, persone che si ammalano, perché ci stiamo vaccinando, perché siamo vaccinati. Grazie al vaccino abbiamo numeri così bassi, perché sennò avremo ancora le file fuori dagli ospedali di gente, di autoambulanze, che ce le siamo scordate queste cose qua, le autoambulanze che erano in fila, che non c'erano posti negli ospedali. Ora grazie al vaccino stiamo superando questa situazione qua, e io mi auguro che con la buona volontà di tutti quanti, poi essendo un uomo di scienza, perché prima di essere il presidente dell'industriale io sono un farmacista, e da uomo di scienza farmacista dico che vaccinarsi è un'opportunità, ma anche un dovere di rispetto nei confronti delle altre persone che sono più fragili e che possono avere maggiori problematiche incontrando il vaccino. Benissimo, noi concordiamo pienamente, la salutiamo con questo messaggio ai nostri telespettatori. Grazie Presidente.
Salve, un saluto a tutti i telespettatori di Telebari e buon lavoro. Grazie. E adesso andiamo avanti con le nostre notizie, cambiando argomento. Anche Bari celebra il centenario della traslazione del Milite Ignoto e lo fa in anticipo con la visita del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che questa mattina ha partecipato a due appuntamenti dedicati al ricordo e all'omaggio dei caduti nel primo conflitto mondiale. Sentiamo. 100 anni fa, un soldato senza nome caduto durante la Prima Guerra Mondiale fu scelto tra 11 militari ignoti da una donna, madre di un soldato morto in battaglia e non più ritrovato, per rappresentare tutti i caduti e dispersi nel conflitto. Un secolo dopo, oggi a Bari, la celebrazione nel Teatro Petruzzelli con il francobollo e l'annullo filatelico dedicato al Milite Ignoto. Presenti tra gli altri il ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, e il vice ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, il senatore Gilberto Pichetto Fratin. Suo viaggio 100 anni fa ha rappresentato davvero un momento di unificazione nazionale che ha legato tutta l'Italia in quel percorso, e oggi, in un momento in cui il paese sta riprendendo dopo l'esperienza drammatica della pandemia, cercare di stringerci intorno ai nostri simboli credo sia un contributo importante al futuro della nostra comunità nazionale. Quindi significa coinvolgere diverse generazioni, certamente non per celebrare il mito della guerra, ma per ricordare il sacrificio di chi è caduto, di chi ha donato la propria vita per il paese e di chi anche oggi, militari impegnati nelle missioni in tante parti del mondo, ma più complessivamente tutti gli italiani, hanno lavorato e stanno lavorando per spingere in avanti il paese. Credo che ci sia bisogno e voglia di questo sguardo ottimista al futuro, ma di uno sguardo che non sia superficiale, ma molto impegnato e molto fondato sui valori che ci uniscono. Prima della cerimonia al Petruzzelli, il ministro ha fatto tappa nel sacrario militare dei caduti d'oltremare di Bari, dove ha deposto una corona d'alloro in onore ai caduti. All'interno del teatro anche un centinaio di studenti delle quarte e quinte classi dei licei Salvemini, Scacchi, Flacco e Socrate dell'Istituto Tecnico Commerciale Vivante. La fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare ha eseguito un repertorio di brani musicali legati alla Grande Guerra. Nel 2023 sarà rivoluzionata la viabilità dei quartieri Picona e Poggio Franco, un investimento da 18 milioni di euro presentato oggi dalle FAL. Nel 2023 Picona e Poggio Franco dialogheranno attraverso una nuova viabilità che renderà più vivibile e più green i due quartieri. Sarà eliminato il passaggio a livello di Via delle Murge nell'ambito del progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Policlinico-Bari-Sant'Andrea e saranno realizzati 9 interventi per un investimento complessivo di 18 milioni di euro. Previste 4 rotatorie, costruzione di un sottopasso ciclopedonale e creazione di 2,5 chilometri di percorso ciclabile. Saranno migliorate le condizioni di sicurezza di quelle strade, gli standard di sicurezza, soprattutto con la realizzazione delle rotatorie, e il traffico, pur se rallentato, sarà fluidificato. Una tabella di marcia serrata con previsione di fine lavori ad agosto 2023. Entro il 2023 le opere, sono ben 10, verranno realizzate. Questa condivisione la intendiamo fare non solo con gli enti interessati, la Regione Puglia e il Comune di Bari, ma anche con tutti i cittadini. Il progetto conta anche sulla sinergia con la Regione Puglia. La Regione ha voluto fortemente finanziare non soltanto l'intervento ferroviario, quindi della tratta Bari Policlinico, Bari Sant'Andrea, ma ha voluto anche finanziare tutte le opere compensative, quindi opere infrastrutturali, stradali, con la realizzazione di rotatorie e di strade che collegheranno i due quartieri Picone e Poggio Franco. Due cantieri sono già partiti e ogni step sarà condiviso con i cittadini. Questo cantiere l'abbiamo aperto già 20 giorni fa, c'è stata grande sinergia, ma soprattutto credo che la caratteristica di questo cantiere non soltanto aumenterà la sicurezza ferroviaria attraverso l'eliminazione di un passaggio a livello ferroviario, ma aumenterà anche la sicurezza delle strade. Questo progetto sarà vivo, sarà partecipato nel corso dei 2 anni con cui oggi ci siamo impegnati a realizzare tutti i cantieri, perché i cittadini potranno vigilare. E adesso uno sguardo alle notizie del nostro sito www.telebari.it, aggiornate in tempo reale. Lo facciamo con Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera, cosa ci racconti?
Buonasera Cristina, oggi iniziamo con un tema particolare, l'umanizzazione delle cure ospedaliere, perché nell'ospedale di Lucera i medici hanno fatto uno strappo alla regola e hanno creato una sorta di stanza matrimoniale per due coniugi, 84 anni la moglie e 91 il marito, che hanno espresso il desiderio di essere ricoverati insieme. È stata una scena molto tenera ed emozionante, ha detto Massimo Zanasi, il direttore della struttura complessa di medicina riabilitativa. È stata proprio la donna a chiedermi di essere ricoverata insieme al marito, mi ha detto: da sola non ci voglio stare e non ho potuto che fare che arrendermi. Ecco, è come se mettessimo a disposizione quindi una stanza matrimoniale. I due anziani coniugi, entrambi malati, non hanno figli ma solo nipoti, fa sapere l'azienda, e sono stati sistemati in una stanza interna alla struttura più decentrata, visto il legame tra i due. Poi non c'è stato alcun problema con le norme di sicurezza sanitaria. Secondo il primario, questo gesto mette in luce l'umanizzazione delle cure ospedaliere. Il nostro dipartimento, dice, ha una vocazione geriatrica, ma oltre alla malattia si pensa alla vita non solo sanitaria dei pazienti. L'umanizzazione delle cure non può solo essere dichiarata ma perseguita. Bene, con questo è tutto per il momento, a dopo per altre notizie. Grazie Italo, e riparte la stagione del Teatro Forma di Bari, presentato questa mattina il cartellone artistico con grandi nomi e tante anteprime. Nick the Nightfly, Tosca, Joe Barbieri, Nino Buonocore e Mario Venuti sono solo alcuni dei grandi nomi inseriti nel cartellone musicale 2021-2022 del Teatro Forma, che riapre le porte al pubblico per la sua 12ª stagione artistica. Una presentazione sui generis, quella di questa mattina. Sul palco La Stampa, in prima fila invece in platea Michelangelo Busco, direttore artistico, l'assessore alle culture del comune di Bari Ines Pierucci e Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, da sempre legati al Teatro Forma e che dopo un fattaccio all'improvviso in scena in queste settimane, torneranno nel periodo natalizio con l'opera dal titolo Giocattoli. Si riparte con una sorta di rinascita vera e propria, tant'è vero che la nostra programmazione va in quella direzione. Nonostante gli artisti che ospitiamo sono già stati qui e hanno già lietato il pubblico barese, che ha risposto in gran numero, quest'anno hanno tutti dei lavori discografici nuovi, per cui partiamo il 30 con Nick the Nightfly, poi abbiamo 14 e 15 una new entry meravigliosa che è Tosca, abbiamo la conferma del nostro teatro con un ospite che forse è qui per la quinta volta, che è Joe Barbieri, poi abbiamo Nino Buonocore e abbiamo a febbraio Mario Venuti, sempre con un nuovo lavoro discografico. Il teatro continua a programmare, abbiamo tante rassegne che ospiteremo come ogni anno, Brand New, che riguarda tutti i progetti dei pugliesi, soprattutto dei baresi che hanno un lavoro discografico come band o come singoli cantanti, artisti del territorio. Quindi il teatro si proietta al futuro, però senza dimenticare il passato. Si inaugura invece il 25 ottobre la nuova palestra Meta Club di Via Fanelli, tra le novità il campo da padel, il servizio di Maria Alessia Sforza. Circa 2500 metri quadri, tutti dedicati allo sport e al benessere della persona, aprirà il prossimo 25 ottobre la palestra Meta Club in via Giuseppe Fanelli a Bari. Una vera e propria sfida, quella di Vito e Gianni, due giovani sportivi baresi che, nonostante il periodo storico, hanno scelto di investire in questo nuovo progetto. Il progetto è nato diciamo in maniera completamente fortuita, nel senso che dovevamo lasciare la nostra vecchia struttura e insieme ai Mazzitelli abbiamo deciso di prendere questa struttura molto più grande, molto più bella, e quindi cominciare insieme questa avventura. Veniamo da due anni difficili, insomma, tra chiusure e aperture, che sicuramente non hanno reso questo mondo, questa categoria, questo settore sicuramente facile. Noi, considerando tutto l'andamento vaccinale, speriamo che le cose possano andare bene, siamo fiduciosi. Una sala attrezzi, una sala wellness, una sala per gli sport da combattimento, una sala cardio e una fitness. La nuova palestra Meta Club offrirà ai propri clienti diversi corsi con personale specializzato e sarà aperta dalle 7 alle 23. All'interno della struttura presente anche un centro estetico, un'area ristoro, l'infermeria e uno shop. Tra le novità della struttura, la presenza di un campo da paddle che sarà aperto per i clienti anche la domenica.
Attività sono varie, ce ne sono parecchie. Partiamo dalla parte fitness, quindi si può spaziare dal gag al pump, corso di allenamento funzionale, per passare poi alla fitbox, al pilates, allo yoga, al fly yoga dance, al group cycling. E in più abbiamo inserito anche un campo da padel all'interno, in modo tale da poter dare un servizio in più. In più abbiamo anche sala pesi e sport da combattimento, in quanto siamo Accademia Federale per quello che riguarda la kickboxing e il pugilato. Ed è corsa al biglietto per il derby Bari-Foggia di domani sera per venire incontro alla grande richiesta dei tifosi biancorossi. Ad oggi si è superata abbondantemente quota 15.000 tagliandi venduti. La SSC Bari ha deciso di raddoppiare i turni di apertura della biglietteria dello stadio San Nicola. Da domani dunque sarà possibile acquistare ticket alla porta 1 dalle 9.30 alle 15.30 e alla porta 22 dalle 15.30 alle 17.30. E adesso breve pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme con nuove notizie. Restate con noi. Rieccoci nuovamente insieme con il TG di Telebari. La cronaca: è finito in carcere lo stalker barese di 56 anni che per un anno e mezzo aveva perseguitato la sua ex compagna minacciandola anche di morte. Sentiamo. Questa storia finirà solo quando ti metterò sottoterra. È solo l'ultima delle minacce di morte che un 56enne barese pluripregiudicato per reati di droga ha rivolto all'ex compagna di 49 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e adesso si trova in carcere con l'accusa di stalking. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Bari sulla base dei dettagli raccontati dalla vittima e dell'esito degli accertamenti dei militari. Lei, dopo averlo lasciato un anno e mezzo fa, lo ha denunciato per ben 3 volte negli ultimi 6 mesi. Era stanca e impaurita dalle migliaia di telefonate ricevute, fino a 180 in un solo giorno. Telefonate seguite da minacce di morte, insulti e anche da pedinamenti ossessivi. La donna, che lavora come badante di anziani, aveva deciso di troncare la relazione dopo alcuni anni di convivenza. Da quel momento non ha avuto più pace. Dopo la prima denuncia avvenuta a fine del 2020, l'ex compagno avrebbe continuato a pressarla, appostandosi sotto casa, seguendola quando usciva per andare a fare la spesa o a lavorare, fino a romperle il parabrezza dell'auto. A fine agosto, la seconda denuncia da parte della 49enne. Negli ultimi 20 giorni la situazione sarebbe precipitata. Dopo l'ennesimo pedinamento, il 56enne sarebbe riuscito a raggiungere la donna, fermandola per strada per chiederle di riallacciare la relazione. Al rifiuto di lei, gli avrebbe sottratto le chiavi dell'auto, minacciandola ancora. Avrebbe desistito solo dopo che la donna ha urlato per strada chiedendo aiuto ai passanti. Aumento di fototrappole, droni, potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine e miglioramento delle reti di recupero con i consorzi sono alcune delle soluzioni individuate durante un incontro fra Regione e ANCI Puglia sul tema dell'abbandono rifiuti nelle zone periferiche ed extraurbane. L'incontro è stato richiesto da ANCI Puglia. L'assessora regionale all'ambiente Anna Grazia Maraschio ha raccolto con grande sensibilità e attenzione la richiesta dei sindaci, chiamando al tavolo anche a Gerpuglia e la struttura tecnica regionale competente, riferisce ancora ANCI. E adesso ci colleghiamo nuovamente con Italo Cinque Palmi per gli aggiornamenti dal nostro sito. Italo. E cambiamo completamente argomento: oltre 150 volontari e 58 sacchi di rifiuti raccolti per un peso complessivo di oltre 200 kg. Questi numeri dell'iniziativa di McDonald's patrocinata dal comune che si è svolta a Bari. Una giornata dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, l'abbandono dei rifiuti che ha interessato le aree del lungomare cittadino. Le giornate insieme a te per l'ambiente. Questo è il nome scelto per l'iniziativa. I dipendenti McDonald's insieme alle loro famiglie ed alcuni volontari hanno dedicato il loro tempo per riqualificare una zona particolarmente cara la movida è spesso finita nel mirino degli incivili proprio dopo cene takeaway al McDonald's. Le grandi pulizie si sono svolte grazie alla collaborazione di AMIO e alla partecipazione della SD Tigri Rugby Bari. Quella di Bari è una delle 100 tappe nazionali coinvolte nel progetto, dicono da McDonald's. I nostri ristoranti si fanno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze. Bene, con questo quindi chiudiamo per oggi. Cristina, a te buona serata.
Grazie Italo. Si è insediato invece ieri pomeriggio, tra forti preoccupazioni per gli agricoltori pugliesi, il tavolo regionale per esaminare la PAC, la nuova politica agricola comune. Sentiamo. Se la PAC passasse così com'è, con un 15% di trasferimenti in meno rispetto al periodo 2014-2020 in Puglia, sarebbero a rischio non solo le aziende, ma una parte dei 900.000 posti di lavoro del comparto agroalimentare. È quanto dichiarato da Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, a margine dell'insediamento del tavolo regionale per esaminare la PAC, indetto dall'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia. La Puglia è la regione italiana nella quale si assume più manodopera agricola, l'8,22% del totale di tutto il paese. Il settore impiega nella regione oltre 882.000 lavoratori agricoli e le giornate agricole nell'olivicoltura occupano 90.000 lavoratori a tempo pieno, numeri importanti che lo diventano ancora più se si paragonano all'industria. Il settore auto in tutta Italia ne occupa un quinto, circa 165.000 lavoratori. La nuova PAC, così come strutturata, dunque penalizzerebbe le aziende più competitive, una situazione inaccettabile per Confagricoltura Puglia, che ha chiesto la assessore Pentassuglia di rigettare tale imposizione. Quest'oggi parte una discussione importante sul futuro dell'agricoltura pugliese. Si discute della prossima programmazione comunitaria. La Puglia ha tanto da giocare e su questo noi come Confagricoltura chiederemo all'assessore di prendere una posizione forte sul tavolo nazionale, perché questa politica agricola comune mette in ginocchio l'agricoltura pugliese. Non possiamo permetterci di perdere di competitività su questo settore, che è strategico per il futuro economico della nostra regione. E in Puglia più di un consumatore su due ha diminuito lo spreco alimentare, quanto emerge da un'analisi della Coldiretti diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Ascoltiamo l'intervista di Francesco Caselli al sindaco di Corato, Corrado Nicola De Benedittis. Il 55% dei cittadini ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari per l'emergenza Covid. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti Puglia, diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si è celebrata il 16 ottobre. L'analisi di Coldiretti Puglia è ineccepibile. È necessario recuperare un rapporto migliore con il cibo, sia da parte dei consumatori, che da parte dei produttori, che da parte dei distributori commerciali. Lo spreco oggi è ingiustificabile anche a fronte di un'emergenza sociale che viviamo, determinata anche dalla pandemia, accentuata dalla pandemia. Qual è l'impegno della città di Corato e dei comuni in generale oggi? Come amministrazione comunale siamo impegnati nella promozione dei prodotti locali, della filiera, del chilometro zero. Siamo impegnati proprio nella promozione di un mercato territoriale che metta in collegamento, metta insieme i produttori locali con i consumatori, passando attraverso le attività commerciali. Bisogna fare sistema mettendo insieme il prodotto della grande distribuzione, dell'industria, ma anche riscoprendo e valorizzando i prodotti territoriali con le loro tipicità, che rappresentano oggi un'importante prospettiva di sviluppo, crescita del territorio e anche di qualità dell'alimentazione. Ci spostiamo ad Altamura, dove ci sono disagi alla viabilità e alle utenze, ma vediamo l'intervento della sindaca Melodia nel servizio di Michele Denora. Altamura è ormai un cantiere aperto, non se ne può più, e questa una delle tante lamentele che i cittadini pronunciano da mesi, in quanto la città è invasa da cantieri e da strade interrotte. Si registrano disagi alla viabilità, traffico sulle strade principali e nei pressi di uffici pubblici e scuole, dove nonostante gli orari alternati di ingresso e uscita si ritrovano situazioni di lavoro in corso. Una risposta a riguardo arriva da Palazzo di Città e dalla prima cittadina Rosa Melodia. Altamura è un cantiere aperto perché chiaramente con i bonus nazionali e regionali si sta provvedendo a riqualificare molto dell'esistente. Nella realtà sta lavorando l'acquedotto pugliese, perché sta aggiungendo dei tronchi principali, ma anche l'Enel e la fibra, per cui effettivamente dobbiamo rivedere, insomma, e ripassare tutte quelle strade che sono state distrutte per poter effettuare questa
queste migliorie, perché anche i cittadini si stanno digitalizzando, non solo il comune, ma sono migliorie che servono a una migliore qualità della vita. E Angelica Intini, la nuova assessora alla cultura del comune di Nocile, ha intervistata il nostro inviato Francesco Russo. Avvicendamento tutto al femminile all'assessorato alla cultura di Noci. A subentrare alla dimissionaria Gaetana Bruno e Angelica Intini, 29 anni, con delega cultura, turismo e politiche giovanili. Sono molto entusiasta di questo incarico, soprattutto considerando la mia età, no? Perché dare insomma valore al ruolo che possono avere i giovani e le giovani come portatori e portatrici di valori, di entusiasmo, di voglia di fare, di attività proprio pratica, credo che sia veramente fondamentale, soprattutto in questo periodo storico. Quali sono le sue priorità appunto per iniziare? E certamente è un settore che esce particolarmente a pezzi dalla pandemia. Come si riparte? A pochi giorni, diciamo, dalla mia nomina, io ho cercato di fare un quadro, insomma, puntuale di quello che è stato fatto finora, e colgo comunque anche l'occasione per ringraziare l'ex assessora, perché nonostante il periodo particolare e nonostante il fatto che sia stato comunque un campo minato, soprattutto quello culturale, lei è riuscita a, diciamo, portare a casa dei risultati i cui frutti coglieremo di qui a breve, comunque, come la riapertura dell'infopoint turistico, piuttosto che l'adesione al teatro pubblico pugliese, no? Cercando ovviamente di fare i conti con le risorse a nostra disposizione e con gli imprevisti quotidiani. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà pressione atmosferica ancora abbastanza alta sull'Italia, ma correnti umide atlantiche cominciano ad avvicinarsi al nostro paese e sfiorano già le regioni settentrionali. Se controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, vediamo che qualche nuvola comincia ad affacciarsi sul nord Italia, a partire dalle regioni di nord-ovest, per il momento senza grandi conseguenze, ma vi anticipo da giovedì graduale peggioramento del tempo. Precipitazioni per ora ancora poco da segnalare, ma a fine giornata qualche gocciolina potrà cadere sulle regioni nord-occidentali, a cominciare dalla Liguria. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì nel complesso ancora bello un po' in tutta Italia, ma con questo graduale aumento della nuvolosità al nord, prime goccioline a fine giornata, ma ripeto, per ora fenomeni isolati, e temperature al momento ancora abbastanza miti, poi giovedì con l'arrivo di piogge un po' più diffuse al nord cominciamo a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.